Santa. Ogni giorno doveva prendere 3 mezzi per arrivare in casa della signora Maraldi. Pina viveva in affitto, in una casa modesta ai margini della città. Dalle sue finestre entrava l'orezzo della discarica comunale. La signora Maraldi viveva in un appartamento, in un quartiere residenziale, un piano alto con una bella vista sul centro storico. Dalle sue finestre entrava solo il profumo dei fiori. Era già al lavoro da diverse ore. Aveva già steso il bucato e pulito la cucina. Sul lavoro Pina era molto esigente e chiedeva sempre l'acquisto di detersivi di marca. I discount erano banditi, ma i risultati erano evidenti e la casa della signora Maraldi brillava di luce e di pulizia. Aveva un buon rapporto con la signora Maraldi, riceveva puntualmente il suo stipendio e i contributi erano in regola. Ogni tanto, a Natale o al ritorno da uno dei suoi tanti viaggi, la signora Maraldi portava a Pina un regalino. Niente di importante, ma Pina era contenta che avesse pensato a lei. Riusciva malapena ad arrivare alla fine del mese. L'affitto, le bollette, la spesa, la scuola di Annalisa, il bene più prezioso di Pina, ricevuto in dono da un tizio conosciuto per caso ed altrettanto per caso sparito nel nulla. Annalisa aveva 9 anni, stava crescendo a vista d'occhio e per Pina era la ragazzina più bella e dolce del mondo. Ma questo, come è noto, accade per tutte le mamme. Pina poteva dedicare poco tempo ad Annalisa. Quando usciva la mattina, intorno alle 5:30, Annalisa dormiva ancora. Quando rientrava a casa alle 4 del pomeriggio, Annalisa era a studiare da Rita, la sua amichetta del cuore. La mamma di Rita le andava a prendere a scuola, faceva mangiare e poi le due ragazzine si chiudevano in camera per fare i compiti, chattare e le altre diavolerie dei ragazzini di oggi. Sera si sedevano a tavola per mangiare un piatto di minestra, i loro occhi faticavano a rimanere aperti e le loro bocche faticavano per aprirsi per parlare. Così era tutto un gioco di sguardi, di carezze, di frasi d'amore date per scontate. Insomma, Pina ed Annalisa si volevano molto bene, ma non avevano il tempo e la forza di dirselo. Così, quando la maestra Bussi chiamò Pina per un colloquio, la povera donna entrò in ansia. Era un giorno importante, quello del cambio di stagione.
firmati in maglioni in cashmere, li inseriva all'interno di buste di plastica igienizzate e li disponeva nei piani alti della cabina armadio in camera da letto. Un'operazione che Tina svolgeva meticolosamente, sotto occhi attenti della signora Maraglio. Quando rientro in casa, intorno alle 4, cercò di riassettare il riassettabile, ma presto rinunciò. La casa era troppo piccola per contenere le necessità di una donna e di un adolescente. Si limitò a togliere i panni stesi dalla cucina, mi infilò in un sacco di plastica e li nascose dietro la porta del bagno. Quando alle 7 arrivò la maestra Bussi, Annalisa saltò giù dal divano con gli occhi di fuori. Già, perché in tutto questo la signora Tina aveva dimenticato di avvertire Annalisa della visita della sua maestra. E adesso sorgeva un problema. La casa di Tina era praticamente un monocamera con un divano letto che accoglieva madre e figlia. Di conseguenza, Annalisa non poteva esimersi dall'ascoltare il dialogo tra le due donne. Grazie a Giorgio.
Capito, il nostro musicista, che ha accolto questo nostro invito di accompagnare questa lettura interpretandola, secondo me, in modo molto